Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, ho capito. Un attimo, aspettate. E Ale, però clickbait, perché hai messo Mike Scioscia? Oh, anch'io devo mangiare, quindi clickbait li fanno tutti. Ma non è questo il caso, perché ragazzi, ho preso un video di Mike Scioscia, l'ho guardato, perché volevo proprio sentire qual era questo problema, e credo di avere lo stesso problema. Anzi, ora ve lo spiego. A parte che sinceramente, ragazzi, dopo anni e anni sentire male, ma NBA, ma fai pochi NBA, ma fai pochi FIFA, ma fai FIFA, ma perché pochi FIFA? Dopo anni e anni, ragazzi, sinceramente mi sono rotto le balle. Però ho guardato il video di Mike e devo dirvi che... ha ragione. Ha ragione per un semplice motivo, ragazzi, perché sinceramente quando devo registrare FIFA ed NBA, quindi quando mi metto lì e dico cavoli, oggi è il giorno di FIFA ed NBA, lo registro, non mi viene così bene, ragazzi, a parte NBA, subito dopo che guardo una partita NBA. Allora, se mi metto a guardare una partita NBA, poi mi viene voglia di giocare, ma soprattutto anche sapendo che il mio giocatore quest'anno è molto più giocoliere e molto più incentrato sugli assist e sul gioco di squadra. Però ragazzi, sono due giochi che hanno stancato. Mike ha ragione. Poi lo chiamo Mike, ma Fede ha ragione, perché ragazzi, purtroppo è così, non hanno negli ultimi anni sono cambiate davvero poche cose. Poi NBA quest'anno veramente, questa storia dei distintivi, ha secondo me devastato tutto, ragazzi, ha completamente portato il tutto su devi pagare, perché anche la storia che puoi bloccare i vari badge a oro, dai ragazzi, non ditemi che non è un modo per non farti prendere il pass o comunque giocare come un dannato per poter online, per poter arrivare a quello. E se uno vuole farsi solo la carriera, perché non può bloccare un distintivo oro sin da subito? Io lo capisco, va bene tutto, però raga, sinceramente mi sono stufato di queste cose. Ma questo è un esempio stupido anche di FIFA, ragazzi, che poi lo chiamo FIFA perché FC non mi piace, fa cagare. Come posso dirvi come nome fa cagare? La mia opinione personale, fa cagare come nome FC. E quindi praticamente, guardando il video di Mike Scioscia, appunto, io ragazzi l'ho capito tantissimo quel discorso e mi ci ritrovo tantissimo, per quello sto facendo questo video. Non potete iniziare a dire male, clickbait è male, hai approfittato di Mike mettendolo nel titolo. Ma andate a cagare, ragazzi, perché raga, effettivamente siamo tutti content creator. Se io credo che ne so, quei due sul server hanno detto una cosa sbagliata e a me tocca, diciamo mi tocca questa cosa, vado a farci un video. Però ragazzi, io capisco che adesso potrei magari inimicarmi alcuni di voi che amano questi due giochi, ma ragazzi, ma io sinceramente tra NBA e FIFA, lo chiamo FIFA, che differenze ho avuto dagli altri anni, a parte 350 bug e situazioni peggiorate? Anche sta storia della carriera allenatore, cosa mi ha dato in più questa cosa, ragazzi, dei preparatori? Dai, diciamoci la verità, diciamo le cose come stanno. Cosa danno in più le tre carriere che stiamo vedendo? Anzi, quella di NBA è stata praticamente disintegrata perché non c'è più una storia. Non c'è più una continuazione, neanche in NBA, che era diverso dagli altri perché c'era un racconto profondo, pesante. C'era una storia. Adesso la maggior parte dei dialoghi sono tolti e la storia è che cosa? Riscrivere la storia del padre? Ora, o sono scemo io, che è molto probabile, ragazzi, ok? Vi ho appena lanciato un assist. Oppure davvero anche in voi c'è un po' di delusione. Ha suonato il citofono. Non posso credere davvero che sia una cosa solo mia. E infatti, appena ho beccato l'argomento da Mike Scioscia, ho detto, cavoli, allora non è solo per me questa cosa, che rispetto agli altri anni non mi viene voglia di registrare NBA e FIFA. Sì, lo chiamo FIFA. E sinceramente, raga, mi sono rotto le scatole della gente che dice fai poco parco, fai poco street, fai poco NBA, fai poco FIFA, fai poco di qua, non fai mai l'Ultimate Team. Ma ci sarà un motivo? Io lo so che sono le due carriere che mi danno più visualizzazione all'interno del canale. Stupido io, quindi, che non vado a guadagnarci su? Non mi va, raga. Non mi va in che senso? Nel senso che lo faccio con un po' di freno. E quel giorno che registro e vi do il video, vuol dire che lo volevo davvero fare, perché mi vedete entusiasta nel video. Ma gli altri giorni in cui non esce, che voi dite che sono troppi, è perché non mi va. E ragazzi, quante volte
abbiamo detto insieme, sia io che voi, quante volte abbiamo detto insieme, Ale, però i tuoi video sono belli perché tu all'interno con la webcam sei una roba veramente devastante, ci fai divertire, si vede che hai entusiasmo, che ti piace davvero quello che fai, e non riesco a registrare se la cosa che sto facendo non mi piace. Ragazzi, stiamo rifacendo tutti gli Assassin's Creed, perché io alcuni non li ho giocati, tipo Brotherhood adesso, non me lo ricordo neanche, ok? Revelation zero proprio, il 3 zero proprio, e quindi raga, me li rigioco, piuttosto preferisco quello. Abbiamo giocato tantissimi giochi adventure ultimamente, ragazzi, nella sezione Waltru c'è un botto di roba, con il mio Waltru e le mie passioni, ma non riesco a fare qualcosa che non mi va di fare. Ora, perché questo video? Uno, perché appunto ho preso questo argomento da Mike Sciosha, quindi l'ho messo nel titolo proprio per quello. Mi ha fatto venire voglia di fare questo video, perché era da tanto che volevo farlo, ne ho parlato anche con la community, io ho detto ragazzi, prima o poi lo faccio il video dove dico basta, avete rotto le balle di dirmi no questo, no quello, più NBA, ma FIFA. L'avrei fatto prima o poi questo video, però ho preso l'assist. I giochi, ragazzi, o sono peggiorati o sono uguali e identici agli anni passati. Che voglia mi deve venire? Non lo so, ragazzi, tra NBA e FIFA davvero capisco che sono quelli che fanno più visualizzazioni. Ehi, ragazzi, 100.000 iscritti io li ho raggiunti grazie agli sportivi, non diciamoci cavolate, sportivi e qualche adventure. Adesso anche grazie ad Assassin's Creed, vi dico la verità, Stray e tutti quei giochi comunque che a me sono andati molto bene. Ragazzi, andate a vedere Gotham Knights mi ha portato un botto di iscritti. Stray, Hogwarts Legacy, per me è andato bene. Guardate i primi video di Gotham Knights e Hogwarts Legacy. Ma anche i primi video dei... Guardate il primo episodio dei vecchi Assassin's Creed. Non di quello che è appena uscito, perché è uscito ieri. Vi dico di quelli che ho fatto. Di Assassin's Creed 1, di Assassin's Creed 2. Guardate i primi episodi, guardate i numeri. A volte le cose possono andare bene, a volte male. Ma non è che se voi vedete 10 video con 400 visualizzazioni vuol dire che col tempo non crescerà o che deve andare per forza bene perché io ho 100.000 iscritti. Anche su questa cosa avete rotto le scatole, ragazzi. Non è che perché io ho 100.000 iscritti e li ho fatti la maggior parte con gli sportivi, se faccio un adventure e fa 300 visual vuol dire che c'è qualcosa che non va. Oh, ma ce la facciamo? Riusciamo a capire un attimo le situazioni di questo periodo di YouTube o no? Voi come fate? Cioè, tu magari che giochi a FIFA tutti gli anni, quest'anno è diventato FC, ti aspettavi uno stacco più grande? Cioè, da FC rivoluzioniamo cosa? Cosa avete rivoluzionato? EA Sport, cosa avete rivoluzionato? Cioè, queste sono le cose che vorrei capire. A voi vi ha dato fastidio il passaggio da FIFA ad FC? Vi ha dato fastidio il passaggio dall'ultimo NBA a questo NBA dove, tra distintivi e storia, che è successo? Voglio sapere le vostre opinioni. Fatemele sapere qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio e spero che la maggior parte di voi sia abbastanza intelligente da capire che cosa vuol dire questo video e non lo usi solo per insultare. Ok? Mike ha detto nel suo video che chiunque mette un commento negativo che non ha capito effettivamente di cosa stiamo parlando, mettetegli una sveglia. Ok? Per dire, oh, svegliati, ma non lo vedi che sta dicendo cose di discussione? Ecco. Invece voi fate quello che volete, io non vi dirò cosa fare, però secondo me sono argomenti abbastanza caldi tutti, sia quello dei videogiochi, sia quello della mia voglia di fare video o no, su determinati giochi che magari in quel momento, in quel giorno, non mi danno nulla. Se per 4 giorni non ho voglia di fare FIFA, perché per 4 giorni non mi dà niente? E se qua c'è scritto 100.000 iscritti, non vuol dire che in ogni video devo fare 100.000 visualizzazioni, ragazzi. Ci sono persone, youtuber, che hanno 3 milioni e mezzo di iscritti, che fanno 100.000 visualizzazioni a video. 3 milioni e mezzo di iscritti. E fanno 200.000 visualizzazioni a video. Fate una percentuale. Io sinceramente mi sono rotto le scatole di vedere sempre tutti questi commenti che non capiscono la situazione di YouTube e del content creator che guardano. Quindi content creator, YouTube e giochi. 3 argomenti importanti, ragazzi, in questo video. Sembrava un video cagata e invece sono venuti fuori begli argomenti seri. Quindi vi aspetto qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Io sinceramente
Non è che quando metto i video di FIFA NBA non li voglio fare, attenzione, non sto dicendo questo. Sto dicendo che quando ve li porto è perché volevo davvero farli. E lo vedete con l'entusiasmo che vedete nella webcam, in facecam. Quel giorno lì li volevo davvero fare. Gli altri giorni che non escono è perché volevo fare altro. E sì. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, su tutto quello che abbiamo parlato. Vi aspetto e oh. Dai. Alla prossima.